Marco, buonasera, ben Eccoci, rivisto. ciao, grande. Grande. E allora? Tutto bene, sono felicissimo. Grazie per l'invito ancora una volta. Questa volta parliamo in Marco, italiano, però non in inglese. esatto, Marco, però io che ti invito, Marco, tu sei di casa ormai, sei dei Sì, lo nostri. so, lo so. E Noi ti allora? ringraziamo. Bello, bello. No, Tutto scusami, bene, inizia a far caldo e tante belle idee, tante belle cose, anche grazie ai tuoi spunti. Ah, sì? Sì, tu che Grande. dici? Ma guarda, siccome sono assolutamente contento dell'invito, ovviamente mi sono anche divertito non solo a montare oggi un nuovo tavolino della Solid Steel, Wow! che dopo ti farò vedere, proprio al last minute, perché Va bene. ho fatto una modifica importante all'impianto che non è ancora definitiva, insomma, però grazie anche appunto a questi meravigliosi insomma, prodotti marchiati Solid Steel e poi mi sono divertito a cercare nel mio archivio, ovviamente, siccome il tema di questo appuntamento è dedicato un po' alla musica soul, R&B, ed è uno dei miei grandi amori, ovviamente. Cioè, anzi, devo dire che per anni poi avevo un po' abbandonato la musica rock per seguire tantissimo il soul. E ancora oggi comunque è un suono che mi affascina, mi appassiona e mi piace anche scoprire Scalda nuovi l'animo. artisti, magari anche poco conosciuti, ma ci sono veramente tantissimi album straordinari, soprattutto degli anni 70, che possono riservare grandi sorprese. Dopo ne Si può parlerò dire comunque. che ci sia una riscoperta anche di questo genere musicale, di questo filone, una chiave. In parte sì, perché se consideri che soprattutto la musica soul, diciamo quella proprio, io la definisco un po' roots, no? E che ne so, negli ultimi anni ha avuto degli artisti come Michael Kiwanuka, per esempio, no? Ma anche gli stessi, che ne so, Bell Uncle Soul, Leon Bridges, sono tutti nuovi interpreti che però di fatto vanno un po' a ripescare quello che era il sound, Il che ne so, vecchio. della Motown piuttosto che della Stax, dell'Atlantic, e quindi è un po' come dicevamo anche l'altra volta per il mondo del rock, eccetera. È la musica un po' che si ciba di se stessa, no? Che ritorna citando poi artisti del passato. Quindi è molto interessante che artisti di oggi, come per esempio Tom Misch, no? L'avevamo nominato, che è Me uno l'hai dei fatto nostri scoprire tu. preferiti in assoluto, è un ragazzo giovane, bianco, biondo, inglese, che fa della musica stratosferica e che si ispira profondamente alla musica soul. E quindi questo fa capire, insomma, come anche quello che si chiamava una volta Blue Eyed Soul, e cioè il soul con gli occhi azzurri, Con gli occhi non è una azzurri. novità, perché già negli anni 80-90, anzi, già negli anni 70, artisti americani come Gary Allen, John Oates, Bobby Caldwell facevano della musica soul proprio ispirandosi ai grandi precedenti, insomma, quindi Marvin Gaye, la Motown e via discorrendo. Sam Quindi, Cooke, insomma, via. Sì. ecco, capito? E quindi per rendere omaggio subito, ho una chicca da farti vedere. Scusate se ogni tanto mi giro, ma ovviamente per fare questo devo prendere. Marco, tu puoi fare tutto. Allora, no? Siccome l'ho appena nominato, la musica soul fatta da artisti bianchi, Ah? questo è un disco, ecco, di Bobby Caldwell, che è uno degli artisti più campionati probabilmente. Magari dopo ti farò sentire qualche cosa, perché abbiamo anche una sorpresa Volentieri. live questa sera, Abbiamo una quindi super una sorpresa questa sorpresa live, sera. ecco. E questo è un Io. disco, in realtà voi magari non riuscite a capire bene le dimensioni, perché comunque in realtà è un 10 pollici, non è un album, e dentro Ma c'è infatti, questo mi singolo che si stavo. chiama What You Gonna Do For Love, che No, rappresenta vabbè. il mio amore per la Solid Steel, no? Grande, grande, Vedi, che meraviglia. Mai visto, prima volta che questo è vedo un una disco super vinile a chicca che forma io ho di cuore. comprato durante il mio corso di inglese tantissimi anni fa, quando i CD non si avevano ormai cancellato gli LP,
E quindi nei negozi di Berkeley, vicino a San Francisco, c'erano, vicino all'università, c'erano questi negozi che vendevano e svendevano tantissimi album in vinile. Io mi ricordo avevo comprato una Samsonite, cioè una valigia enorme, che avevo riempito di vinili, oh, e che oggi ovviamente sono tornati di moda. E poi ho questa piccola sorpresa, guarda che carina questa cosa qua. No, vabbè, che spettacolo! Che spettacolo! Questa è una piccola casa. Trovata questa. E questo è un cofanetto che è stato fuori catalogo per un sacco di tempo, perché era uscito una 10-15 anni fa, ma che valeva tantissimo. Adesso lo ristamperanno, la Universal dice ristamparlo. Dentro c'è, si apre, quindi Motown, si apre la casetta. Guardate che roba! E dentro c'è questa confezione, quando ci sono 10 CD, bellissimo. Un bellissimo cofanetto con immagini iconiche, tipo, scusate se... Questa è Diana Ross, ovviamente. Ok? Poi c'è questa straordinaria... Marvin. Esatto, dove c'è Marvin Gaye nella sua produzione. E qui c'è Marvin Gaye e Diana Ross assieme. Insieme. E insomma, quindi... vabbè. Quei cofanetti... Bellissimo, bellissimo. Ecco, della Motown, insomma, che... giustamente ci voleva, no, per aprire, quindi della serie si affaccia alla finestra Marvin Gaye esatto, no? E senti, io però a questo punto, visto che questa sera dobbiamo andare un po' veloci perché abbiamo un sacco di cose, di sorprese da far vedere, e mi piacerebbe presentare un amico, però lo posso fare io o lo vuoi fare il padrone di casa? No, anche perché... Allora, perché voglio farlo io, perché vorrei raccontare anche l'aneddoto. Questo artista è un artista che io ho scoperto un annetto fa. Conoscevo il suo nome in realtà già da prima, ma non lo conoscevo personalmente. E poi, sai, avendo la fortuna di lavorare a Radio Monte Carlo, quindi spesso gli artisti arrivano, no, in radio, e più perché... seguendo questo programma che è Monte Carlo Nights, dove mettiamo solo grande musica, bella musica, insieme a Nick the Nightfly, allora mi hanno sottoposto questo album di questo artista, che si chiama Filippo Perbellini. E inizialmente credevo che fosse un disco, il solito disco fatto da un italiano che canta un po' così, sai, col maccheronico, eccetera. Invece quando ho ascoltato questo disco sono rimasto... veramente sbalordito, perché oltre a essere uno straordinario interprete è anche un artista che canta il solo in una maniera spettacolare, da paura, è una persona fantastica e peraltro anche un grande fan dell'Alta Fedeltà, quindi insomma c'era tutte proprio per essere un nostro amico. Non ho appena ascoltato le prime tracce del suo album. E l'ho inserito in programmazione a Monte Carlo Nights e tuttora è un disco che noi ascoltiamo tantissimo. Allora io lo presenterei, chiederei ad Antonio, che è il nostro uomo dietro le quinte, il nostro regista della serata. Io faccio il rullo di tamburi. Fare la connessione con Filippo Perbellini. Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Filippo, eccolo qua. Senti, ma tu pensavi di essere l'unico? No, allora questa serata sarà una gara, mi sa, ragazzi. Senti, io pensavi di essere l'unico, no, infatti Filippo, oltre a essere un grandissimo artista, è anche collezionista e un po' come me, insomma, ascolta la musica da appassionato, quindi non solo da artista, eccetera. Io vabbè non suono e non canto nulla, mi limito, diciamo così, un po' a divulgare la buona musica dove posso, ecco, quindi... Beh, siamo cresciuti tutti a pane e Stevie Wonder, si dice da noi. Ecco, esatto. Scusa, chi hai nominato? Scusa, infatti, chi hai nominato? Chi hai nominato? Ecco. Rispondo pesante. Però attenzione, siccome mi avevate chiesto di parlare un po' di tutta questa situazione, diciamo, piuttosto
grave, no, che si è venuta a creare nelle ultime settimane negli Stati Uniti, no, dove le proteste continuano ancora, no, per l'uccisione di Frank Floyd, eccetera. E io non volevo affrontare questo argomento, eccetera, però no, mi sembrava importante comunque citarlo, e voi, il vostro input è stato importantissimo, e credo che Filippo sarà d'accordo con me, perché comunque la musica soul da sempre comunque soprattutto gli artisti più impegnati hanno sempre tracciato una linea riguardante un po' la problematica razziale, eccetera. Quindi mi viene in mente, per esempio, ma già Billie Holiday, no? Strange Fruit, ma Nina Simone è stata una grandissima, meravigliosa, unica interprete, dove comunque spesso ha raccontato in alcune canzoni queste problematiche. Ecco, quindi anche Stevie Wonder ci è andato in questo mondo, e questo è un singolo. Non so se lo vedete bene. Sì. Ok, si chiama Keep Our Love Survive. Questo era uscito su Mix e parlava ed era contro l'apartheid. Cavolo. Ed è un singolo abbastanza raro della Motown, molto bello tra l'altro, che non è su nessun album di Stevie Wonder, quindi mi faceva piacere farlo vedere. E grande. Qui comunque Stevie Wonder, che è un grande artista, comunque ha in qualche modo affrontato un po' il problema razziale, no? E quindi l'ha fatto a modo suo. Io ne approfitto per ribadire che, a nome proprio dell'azienda, sono felicissimo, onorato di avere Marco e Filippo con noi questa sera, perché questo progetto è partito, si può dire, un po' da lontano, perché ormai marzo sembra, no? Con tutto quello che è successo, noi abbiamo ripreso a operare con dei bei ritmi, per cui ce lo siamo lasciati un po' alle spalle per certi aspetti. Però abbiamo cominciato queste sessioni live a marzo, e parlando con Marco, era da tempo che pensavamo, ma quanto sarebbe bello condividere questi spazi con artisti, per ampliare un po' gli orizzonti, per avere anche dei temi musicali affrontati, percepiti e condivisi da un punto di vista più intimo, proprio da parte proprio dell'artista in sé, come Filippo oggi, ma in generale proprio da una prospettiva più preziosa, direi. E allora, Filippo, poi tra l'altro tu sei giovanissimo, per chi non ti conoscesse si informasse su di te, perché è doveroso scoprire non solo il tuo ultimo lavoro, ma anche il tuo percorso che ti ha portato oggi a essere, secondo me, un artista maturo, con un background musicale spaziale, hai una voce atomica, e vederti, ecco, in quella postazione, studio, microfono e piano, e per noi in azienda è una soddisfazione atomica, per cui ti ringrazio, e ringrazio anche Marco. È un piacere, un onore. Beh, comunque, il fatto del giovanissimo solo a lui non è carinissimo, però vabbè. Perdono. Me ne ricorderò il giorno del nostro compleanno, caro Gaetano. Scherzo. Tra l'altro, Filippo è anche, oltre ad essere, è anche ha questa capigliatura pazzesca, no? Per cui gira sempre col parrucchiere personale, possiamo svelare questo. Ah sì? Sì, lui non si muove, come Gino Vannelli e Pat Metheny, non girano mai senza il parrucchiere. Ho una foto bellissima che ti devo far vedere di me e Gino. Ecco, vedi? Con i capelli uguali. Un altro con una voce pazzesca. Senti, ma tu sei lì, scusa, cosa fai con quella tastiera lì? Esatto. Ogni tanto suono, sai. No, lo so che suoni. Tra l'altro io consiglio, ma un po' perché lo abbiamo anche programmato, ho continuato a programmarlo a Radio Monte Carlo, nell'album di Filippo, di cui adesso vi parlerò anche magari un pochino più attentamente, ci sono brani scritti da lui, fondamentalmente prodotto a Los Angeles in una maniera straordinaria, con tutta una serie di session man, e mi ha ricordato molto quegli album pazzeschi che si facevano negli anni 80, prodotti, che ne so, da Tommy Lee Puma, da Quincy Jones, da tutta una Russ Titelman, da Phil Asher, eccetera, dove c'erano i Toto, no? Tutti questi musicisti pazzeschi. E lui, capito, italiano zitto zitto, è stato lì chiamato in questo studio pazzesco con
produttore, di cui adesso lui ci racconterà un po' la storia. Insomma, quindi è un italiano che dopo, lo posso dire, Alan Sorrenti, non mi ricordo se fine anni 70, quando fece... Anni 70, probabilmente. Sì, fine anni 70, quando fece un paio di album che ebbero un grandissimo successo, no? Per esempio Figli delle Stelle, la gente pensa che sia, ecco, il solito brano di musica commerciale, dentro era suonato con gli stessi musicisti che erano, che ne so, nei dischi di Al Jarreau, di Randy Crawford, perché era prodotto da Jay Graydon, che era uno dei chitarristi più incredibili della scena dei Session Man Los Angelini, e ecco, Filippo ha un percorso molto simile, cioè ha fatto un album con tutti questi musicisti pazzeschi, e quindi è la dimostrazione che l'Italia non è solo Laura nel mondo, intendo dire, Laura Pausini o altri che hanno avuto, per carità, successo come artisti pop. Filippo comunque ha avuto successo comunque riuscendo a fare un album di grandissima qualità con una produzione americana, quindi coinvolgendo comunque... Con dei suoni bellissimi, tra l'altro, oltre che degli arrangiamenti, ma dei suoni, sì. Ecco, questa è la copertina. Ecco, vedi? Ecco. E quindi a me farebbe piacere se Phil ci facesse sentire qualche cosa, un accenno, insomma, quello che riesce a regalarci in questa diretta. Ma, di cui, certo, siamo assolutamente, super felici. Guarda, a me ovviamente, il disco lo si può ascoltare su Spotify, su tutte le piattaforme chiaramente digitali. Noi abbiamo fatto anche il vinile in edizione limitata, 180 grammi, quindi poi è stato masterizzato appositamente da qua in Italia, poi da Roberto Barbolini, e vabbè, mixato da Tommy Vicari e Bernie Grundman a Los Angeles. Appunto. Abbiamo fatto questa chicca, non da due qualunque, sì, esatto. E poi vabbè, abbiamo anche la versione in CD, però questo disco secondo me va ascoltato in vinile. Io stasera volevo rispolverare un po' la storia della Motown, e quindi farvi magari un brano di uno dei più forti. Vabbè, oltre, abbiamo citato Stevie Wonder, ma ce ne sono tantissimi, come esempio Marvin Gaye, Barry White, James Brown, insomma la crema, ecco, del soul. Se posso, diciamo, permettermi, quali sono gli artisti a te più cari che possiamo dire hanno, diciamo, un po' fondato le tue basi musicali, ecco? Ma guarda, io sono cresciuto a, si dice qua, pane e Stevie Wonder, quindi Stevie Wonder lo colloco sul primo gradino. Poi vabbè, te ne posso citare miliardi, ma sui primi cinque metterei Stevie, metto Prince, metto Michael Jackson, metto James Brown, metto Barry White. Però dai, suonaci qualcosa, io mi sto suonando sotto, suonaci qualcosa. Beh, questo è un classico. Ecco. Questa è What's Going On di Marvin Gaye. I said mother, 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 there's far too many of you crying. And then brother, 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 there's far too many of you crying. You know we gotta find a way, gotta find a way to bring some love in here today. So father, 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 we don't need to escalate, because prayer is not the answer, baby, for only love can conquer it. You know we got to find a way, just got to find a way, just bring some love in here today. So picket signs, brother, and picket lines, brother, and punish me, baby,
with brutality is coming over and talk to me, so you can really see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. Ooh. Father, Father, everybody think we were wrong, but over data churches simply because your hair is long. You know we got to find a way, just got to find a way, just bring some loving just here today. I see the picket sign, write it, picking lines, brother, punish me, baby, with brutality. So come and know and talk to me, so you can really see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. Tell me, baby, what you wanna do. Oh, what's gonna do, make a love to you. Tell me, baby, baby, you wanna do? All I just wanna do is make a love to you. Tell me, baby, baby, what you wanna do? All I just wanna do is make a love to you. Tell me, baby, baby, what you wanna do? All I wanna do is make a love to you. What's going on? All right. Grandissimo, eccezionale, complimenti. Eccolo lì. No, no, bellissima, poi riarrangiata così, piano voce. Bonino da Facebook, magari non è il massimo. Quindi ringraziamo soprattutto l'artista che si presta anche nonostante ovviamente le limitazioni tecniche, no? Però credo che qui arrivi... Il soul ti arriva, insomma, quando anche perché approcciarsi a un repertorio così importante non è da tutti, insomma, e bisogna avere il soul dentro, ecco, perché sennò non lo puoi fare, grazie, insomma, grazie. Quindi, e beh, questo sì, perché sappiamo, anche perché poi, sai, non fare soprattutto le cover sono sempre molto rischiose, no? Per cui c'è sempre la paura che uno canta una cosa che è considerata immortale, intoccabile. Peraltro io dico agli amici, a parte vabbè, ovviamente l'album di Filippo è su tutti i siti, i portali e le piattaforme, si può ascoltare ovunque, insomma, no? Si può ordinare il CD o il vinile, oppure comunque anche solamente guardate il video della sua versione di Billie Jean che c'è su YouTube. Bellissimo, ecco, che è strepitosa ed è una delle poche cover che ho sentito di quel brano che veramente ti fa venire la pelle d'oca. C'è un'eleganza, sì, una scelta delle sonorità, degli arrangiamenti e l'interpretazione che veramente fa invidia a tanti artisti internazionali che spesso osano fare questo tipo di cover e che non arrivano a questi livelli. Quindi secondo me, ecco, Filippo ha questa marcia in più e mi auguro che se ne accorgano anche in altri paesi, sì, insomma, dove sicuramente non grazie è stato Marco fortunato, perché l'album è uscito proprio in un periodo abbiamo avuto un po' di sfortuna, tutti gli artisti, insomma, quindi non solo per lui, però insomma non importa, noi andiamo avanti, noi siamo no ma infatti per fortuna la musica viaggia noi procediamo oggi in tutti i modi, quindi insomma alla fine magari non per il live, ecco, perché so che Filippo aveva anche lui una bella stagione in previsione, però insomma diciamo che ci rifaremo più avanti, no? Beh, assolutamente, speriamo di sì. Hai citato Michael e io invece di prendere il solito album sono andato a pescare questo
questo vinile americano, che è un CD, è un mix, scusate, in vinile, che contiene ovviamente Thriller, la versione su mix, su etichetta Epic ovviamente, e dietro c'è la strumentale ovviamente, perché all'epoca quando si facevano i mix eccetera, gli artisti, certo, le pubblicavano anche le strumentali, veramente. Ti racconto un aneddoto, visto che tiriamo in ballo ovviamente Michael e Thriller chiaramente, perché certo, quando è nata un po' questa avventura mia americana, vabbè, io in realtà, vabbè, appassionato di Motown fin da quando ero bambino, poi ho avuto la fortuna anche di uscire in Italia con il mio primo album, che poi sono stato l'unico artista ad uscire con etichetta Motown, perché il mio primo disco Metà e Metà è uscito su etichetta Motown, quindi già lì è iniziato, esatto, diciamo un po' la storia della mia passione per la musica black, dove ho fatto un paio di cover di Disco Inferno, Superstition, insomma ho gettato le basi, ma poi è nata tutta questa avventura in America, dove ho avuto la grande fortuna di essere ascoltato da questo personaggio super che si chiama Tommy Vicari. Lui, vabbè, ha scoperto Prince e mi ha regalato questo, che è una chicca, che ti faccio vedere, Marco. Ecco, già sto rosicando, eh. Questo è il primo disco di Prince, che si chiama For You, questo è il vinile. Ah, sì, sì. È autografato da Tommy Vicari. Ragazzi, no, vabbè. Che meraviglia, che meraviglia. E questo è stato un suo regalo che mi ha fatto, bellissimo. Tommy. Insomma, vabbè, lui ha mixato di tutti e di più, da Quincy Jones a... Beh, non sto neanche a fare una lista, perché la potete trovare benissimo online, insomma. Ma oltre alla musica ha fatto tantissimi film, da Finding Nemo a Superman, a tutti i vari Man of Steel, Mr. and Mrs. Smith, ha fatto un sacco di cose. Lui ha ascoltato fortunosamente delle mie demo e lì mi ha detto: devi venire qua a Los Angeles perché trovo i tuoi pezzi interessanti. Tra l'altro ho un carissimo amico alla quale vorrei far ascoltare i tuoi pezzi, si chiama Rod Temperton. Appena. Ti ho già, siccome lui è a Milano in questi giorni, ti ho incontrato, ti ho pianificato la settimana prossima un incontro al Four Seasons a Milano con Rod Temperton. Va bene, dai, faccio un giro. E sono andato a incontrare Rod Temperton. Sì, poi ho avuto la fortuna di... Rod Temperton ha ascoltato i miei demo, avevo più o meno una cinquantina di demo, ne ha scelto due pezzi di questi 50 e mi ha invitato a casa sua a Kent, a un'ora e mezza da Londra, a lavorare una settimana nel suo studio, una casa incredibile. Cioè, arrivo in questo doppio cancello, si apre la porta... D'ingresso ci sono gli zombie del video di Thriller fuori, così. No, vabbè, incredibile. Aspetta, poi scusami, quando parliamo? Quando parliamo del 2013. Quando è scomparso? 2017. Ah, ecco, Filippo, lì è partita la coreografia, però, a quel punto. Esatto. No, lì... Peraltro, scusate, siccome ovviamente chi ci segue sicuramente tutti sanno chi è Rod Temperton, però insomma, ricordiamolo, perché Rod Temperton è stato uno dei più grandi autori di canzoni nella storia della musica americana, e non a caso Quincy Jones, quando ha capito le potenzialità di questo artista, lo ha praticamente chiamato, e Rod Temperton ha regalato tantissimi brani a Quincy, o per gli artisti prodotti da Quincy, certo, Jones. Insomma, Michael Jackson è solo uno dei, è il più famoso, insomma, ma Brother Johnson, per Patty Austin, un sacco di gente, sì, incredibile. Wave, George, sì, esatto, Benson, esatto. Quindi comunque Give Me the Night è un esempio, sì, no? Pazzesco, ma ce ne sono tantissimi. Quindi insomma, anche per, immagino per un artista italiano come Filippo, poter stare era un'emozione, studio, è stata un'emozione incredibile. Ma poi veramente una persona eccezionale, una metodologia nel lavoro. Ci avevamo proprio tutto lo schedule del day program, dove facevamo praticamente sveglia alle 7, e alla mattina lui faceva un bagno in piscina, poi si partiva la session di writing, poi facevamo arrangiamento, scrivevamo i testi, cioè, e poi non stop. Cioè, lui
tutto, cioè fin quando non arrivavamo a un risultato non ci si fermava né per mangiare, certo, né per far niente, capito? Peraltro tu prima hai citato un po' la Motown, no? Motown. Sì. Sai che all'inizio si chiamava Tamla, no? Sì, Tamla, sì, certo. Tamla, no? E tu giustamente dici, sono un italiano che ha fatto un disco su etichetta Motown, no? La cosa interessante è che negli anni 60, prima di 60, la Tamla Motown, frequentava spesso l'Italia ed erano gli artisti americani della Tamla Motown a fare brani in italiano. Ah sì. Guarda, vedi. Sì, 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 infatti ci sono anche dei brani di Stevie Il Wonder. Il suono della... E c'erano dentro ovviamente, che ne so, tipo i Four Tops che facevano... sono tutte canzoni loro ovviamente, sì, però sì. Tradotte in italiano. Che ne so, i Temptations, Stevie Wonder, le Supremes, per esempio Stevie Wonder e i cantori moderni di Alessandroni, che era un coro, tra l'altro fantastico, che era sempre a Sanremo, no? E quindi Smokey Robinson, non sono quello che vuoi tu, le Supremes, se il filo spezzerai. Bellissimo. Quindi insomma, erano anche traduzioni un po' così... sempliciotte, però io non c'ero, ma ho visto tempo fa un video di Marvin Gaye ospite a Sanremo all'epoca, anche se non sbaglio ci fu una sua performance che anche un po' sconvolse, diciamo, un po' la scena musicale italiana, perché comunque contestualizzandolo nel periodo storico erano dei suoni del tutto nuovi, un modo di cantare, anche una classe, certo, un'eleganza. Consideriamo che comunque il suono della Motown all'epoca era veramente... Poi è stato anche, se ci pensi, quando per esempio Mark Ronson ha prodotto Amy Winehouse, non ha fatto altro che andare a prendere quel suono lì, sì, e modernizzarlo e renderlo comunque di nuovo attuale. Ma ascoltando ancora oggi i dischi della Motown ti rendi conto di come erano avanti all'epoca. Mm. Anche se poi dicevano, e questo io leggendo anche... sai, nei booklet dei cofanetti, eccetera, se tu vai a leggere lì, ti raccontano come un certo tipo di suono veniva creato, perché ovviamente negli anni 60 la gente ascoltava la musica soprattutto dalle radio, no? E quindi erano dei dischi che venivano prodotti in studio con delle sonorità e un'equalizzazione che doveva essere perfetta, certo, per essere ascoltata in queste radio, capito? Poi oggi devo dire che con il lavoro della rimasterizzazione ci sono dei dischi che suonano ancora in maniera eccellente, nella loro semplicità, perché poi erano pochi strumenti, vogliamo, ma veramente sono... E poi diciamo che oggi, come abbiamo detto anche nell'introduzione, molti artisti tuttora continuano a ispirarsi. L'hanno fatto negli anni 90, i 2000 eccetera, ma ancora oggi il suono Motown, la galassia, solo della Motown, sì, certo, ma cioè, Filippo ha parlato di Prince prima, no? Cioè, Prince è stato un grande innovatore e ovviamente il suono di Prince rimane ancora oggi un punto di riferimento per tantissimi, yeah, no? Soprattutto perché lui riusciva, a parte suonava qualsiasi strumento, no? Ma lui ha mischiato il soul, il funk, il jazz, il rock prima di tutti gli altri, capito? Perché che ne so, uno come Lenny Kravitz ha tinto a piene mani, no, dall'idea di... Poi è stato grandissimo anche lui, ma è un suono che veramente ha inventato Prince, ispirandosi a sua volta a James Brown, al suono della Stax, dell'Atlantic e via discorrendo. Quindi sai, Bruno Mars, il commerciale, prima, no? Un po' anche. Ecco, esatto. E a proposito di Prince, che ci fai vedere? Sai, io mi diverto a farti vedere le cose, no? Perché questo è un album. Beh, insomma, Prince si riconosce, no? Ok. Ok. Vuoi vedere il vinile com'è dentro? Assolutamente. Faccio vedere. Siete pronti? Prontissimi. No, vabbè. Specchiato.
Bellissimo. Ma è veramente un disco si può vinile. Usare al mare. In realtà non è un vinile questo. Guarda bene che cos'è. Questo Beh, è un laser sembra... disc. È un laser disc. Okay. Ovviamente che io trovo un oggetto meraviglioso. E devo dire, nella mia collezione ne ho parecchi e sono diventati ormai una rarità, diciamo così, no? Come si sentono? Ma la qualità audio-video è quella dei DVD, fondamentalmente, ok? Però okay. Avere un oggetto del genere è veramente... Bella chicca. E per un periodo in America era un po' come... Nel periodo del DVD, questo qui è come... Che ne so, nel periodo del DVD quando è uscito il Blu-ray. Non so se capite il paragone, cioè nel senso che comunque garantiva una qualità audio-video superiore. In realtà insomma era digitale, ma in realtà era fondamentalmente analogico, insomma comunque è un bellissimo oggetto che conservo con molta cura, ecco. Io senti, Filippo, sarei curioso di chiedere sì, ma... no vai guys, scusami. No, volevo solo chiedere a Filippo, visto che parlavamo di ascolti, come è solito lui ascoltare la musica che gli piace? Quando l'ascolta? Diciamo che mi piace ascoltare la musica su più fronti. Ho vari ascolti e chiaramente passo la maggior parte del mio tempo in studio, quindi la musica l'ascolto di base in studio, dove ho... in questo momento tre ascolti che secondo me sono quelli che, di cui ho bisogno in studio. E per ora sto ascoltando con dei monitor attivi, ho un paio un pair di Neumann KH310, ho delle Auraton che mi servono per analizzare più che altro le medie frequenze e quindi per fare i mix per i computer oppure per i telefoni, no, perché per le cuffiette dell'iPhone, perché adesso la maggior parte della musica si ascolta lì, no? E invece le Neumann mi danno proprio un respiro, una cassa completa, una cassa che ha tre vie, ha tante dinamiche, è molto dettagliata, molto precisa. E poi ho una cassa media, uno standard, una Yamaha HS7, dove di base faccio gli ultimi ascolti per un ascolto medio. Poi mi piace in realtà ascoltare molto in macchina, perché l'ascolto in macchina è importante come è importante poi godersi la musica e avendo anche il mio papà appassionato di alta fedeltà, abbiamo un po' di impianti in giro per le varie case, vabbè siamo stati fan, siamo partiti con Canton. Poi ci siamo spostati a Sonus Faber, poi siamo andati a BMW, dopo siamo andati su A Cappella, però le casse che finora mi hanno stupito di più in assoluto sono state le A Cappella Violon MK2, le ho trovate incredibili, incredibili. Forse perché tendono a essere molto riproduttive. Sono quelle con le trombe, giusto? Sì, hanno le frequenze alte a ioni, che è praticamente un insieme di elettroni che manda questo fascio di luce, di suono, e tu vedi praticamente un fascio di elettroni e genera una luce blu. E poi c'hai le medie frequenze con le trombe, a tromba, e poi hai due subwoofer sotto. Vabbè, ci inviterai ad ascoltarle, insomma. Quelle sono sì, esatto. Delle grandi casse. Io adesso mi permetto di far vedere... Aspetta, provo a girare un attimo la telecamera, scusate. Tanto un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati con noi. Adesso ho visto Ludovica, prima ho visto Eve Martin Sabioneda, Claudio Taddei, Dora Bellini, un saluto a tutti. Grande Marco, che ci fai vedere? Guarda. E questo è il nuovo bambino, no? Wow, il dinosauro dici? Che spettacolo! Sì. Beh, c'è anche questo meraviglioso mangiadischi degli anni 60, uh-huh. Che era di mia sorella, e si mettevano i 45 giri, insomma, no? Queste sono le 700 da
Bauer & Wilkins, sono bellissime casse. Complimenti. Diciamo, sono le figlie piccole della nuova serie Diamond, della, con lo stesso Twitter e lo stesso mid-range, suonano veramente in maniera strepitosa. Questi sono degli amplificatori, un amplificatore, un prefinale dell'Anthem, che è una, un'azienda canadese che fa dei prodotti eccezionali, di cui sono veramente molto belli. Esatto, sì, sì. E poi invece c'è il giradischi, che questo qui è un giradischi vintage che io amo tantissimo, che è, un, è il Technics SP25, con una bellissima testina della Ortofon, ed è un giradischi che, devo dire, fa parte della mia collezione, quella proprio... qualcuno mi ha detto, ma perché non te lo vendi? Ho detto, non lo venderò mai. Non lo venderò mai, insomma. Ok, allora torno alla mia postazione. E quindi ecco, così. Ho capito. Vabbè, che hai detto prima, sei cresciuto a pane Stevie Wonder, comunque vivi di musica, ascolti praticamente tutto il tempo e mi hai anche un pochino riaperto, diciamo un po', il discorso del grande tema tra la contrapposizione dell'ascolto tipico degli audiofili, no? Con dei sistemi high-end, hi-fi, e in realtà poi le attrezzature, i diffusori, i monitor audio che si utilizzano di più negli studi di registrazione, che tendono a diffondere proprio, a riprodurre la musica registrata con dei canoni un po' diversi. C'è sempre stato questo storico, però forse, ecco, tu da musicista hai l'orecchio più incline a la ricerca del suono vero, naturale, di quello che effettivamente ti arriva da uno strumento vero. E come si fa a conoscere il vero suono di uno strumento se non lo si è mai sentito dal vivo? Per cui è bello avere, no, dei diversi modelli a disposizione per rendersi conto di quale possa essere il suono che più possa suscitare emozioni, no? Ma sì, assolutamente. Poi ti dico, più gli strumenti sono veri e più è facile anche, diciamo, riprodurre la fedeltà del suono. Quindi certo, io tendo a dirti nelle mie produzioni, nei miei dischi, a registrare la maggior parte con strumenti veri, acustici, no? Per fare suonare le armoniche. Poi chiaramente, sai, dipende anche da che tipo di produzione fai, perché quando inizi a fare delle cose elettroniche, chiaramente... Però secondo certo, me la bellezza anche dell'alta fedeltà è proprio sentire la veridicità, no, del suono, no? Sentire tutti gli strumenti, sentire tutti i dettagli, sentire la stereofonia, sentire le piccolezze, no? Anche l'aria che passa attraverso un contrabbasso, o l'aria che passa attraverso le bacchette della batteria, no? Quella per me è il massimo, il raggiungimento proprio massimo dell'ascolto. Sì, e devo dire che il tuo ultimo lavoro, Filippo, si sente benissimo. Io l'ho ascoltato qui dal sistema, sia in azienda che a casa. Ti faccio i complimenti perché c'è stata attenzione su questo. Non è una cosa scontata, specie nei lavori più recenti che si registrano. Marco lo sa meglio di me questo. Ti posso dire una cosa a questo proposito, no? E lui, quando ha fatto un piccolo evento, diciamo per gli addetti ai lavori, no? I famosi showcase, che sono diciamo dei live dove si invitano, diciamo, giornalisti, addetti, insomma, per conoscere soprattutto magari un artista giovane, nuovo, che fa un nuovo album, no? E quindi lui ha fatto questa presentazione a Milano. Cioè, lui non è che si è accontentato, come fanno di solito nei showcase, di fare tipo 3-4 brani e poi tutti a casa, no? Cioè, lui ha fatto tutto l'album praticamente. Grande. Quindi c'è, cioè, tipo, e poi non è che dice, vabbè, mi porto due musicisti e faccio un mini live acustico. No, lui ha rifatto l'album, cioè ci mancava solo Tommy Vicari, praticamente faceva la canzone Templeton, e ha fatto un live pazzesco con, non so, quanto eravate, 11 sul palco? Eravamo in 11, sì, c'era la sezione fiati, tre fiati, trombone, tromba, sax, basso, batteria, chitarra.
tastiere, due coriste. Poi dei musicisti figlio. Favolosi, peraltro, che io conosco. No, tutti professionisti di altissimo livello. Un suono, cioè, veramente l'album uguale. Che uno dice, ma che palle, cazzo, non è facile fare un disco come lui, come il suo prodotto in America, con tutti quei musicisti pazzeschi, rifarlo in Italia, veramente bravo te, la mia idea, Filippo, e bravi tutti. Grazie. La mia idea era proprio quella di con questo album, di riprendere un po' la vita e la musica da club, no? Quindi portando di nuovo un po' di live music con la band full, no? Con la full band nei club. So che non è facile, però è il mio obiettivo. Insomma, a me piace portare i fiati, le coriste, capito? Fare una cosa. Tra l'altro, ho visto spulciato in rete, c'è anche un bellissimo video dedicato al making of del lavoro. Sì. Ed è interessantissimo perché ci sono, a parte, vabbè, dei pareri, dei feedback, ma anche proprio dei retroscena gustosissimi per chi è come me appassionato di queste cose, per cui invito tutti quanti a andarlo a vedere. È veramente, esprime bene. Anche un'altra cosa che apprezzo del lavoro, Filippo, però te lo dico veramente in maniera sincera, Marco ha detto che tu durante la presentazione l'hai suonato tutto, ma io ci credo, perché effettivamente io l'ho sentito più volte il disco si ascolta veramente tutto dall'inizio alla fine, e ha una, diciamo, una scaletta, una selezione, una sequenza di brani che veramente quasi non ti accorgi che i brani passino uno dopo l'altro, per cui è bellissimo, ed è una cosa che nel nostro mondo, no, nella FI, nell'alta fedeltà, quando si posiziona un disco in vinile si è portati ad ascoltarlo dall'inizio alla fine, tendenzialmente, no? Per cui ti faccio i complimenti anche su questo, perché la scelta dei brani, oltre che essere bellissimi, però sono anche stati messi in sequenza perfetta. Lo apprezzo molto. Abbiamo messo un po' di tempo, ma io sono veramente contento del risultato. Veramente è stato un lavoro seguito egregiamente poi da Tommy, che ha gestito con professionalità, ma con maestria. Cioè, lui è un maestro del mixing, cioè lo chiamano TV, Tommy Vickery, dicono anche a volte too clean, cioè quasi troppo pulito, no? È stato veramente bravo, ha fatto un lavoro eccezionale, poi vabbè, mi ha dato la possibilità di lavorare con queste persone, insomma, da tutti i musicisti più che hanno fatto la storia della musica, Steve Ferrone, Abraham Laboriel, poi mi ha seguito tutta la parte dei testi, e anche come vocal coaching Jeffrey Osborne, che è un altro grandissimo cantante degli anni 80, ha fatto tantissime hit, ma poi è veramente uno dei, diciamo, Judith Hill, la corista di Michael Jackson, che ha fatto This Is It anche. Bridget Bryant. Allora, io personalmente non vedo l'ora di sentirti dal vivo. Speriamo di riprendere presto. Tra l'altro c'era in ballo anche il Blue Note a Milano, c'erano tante cose. Speriamo di riuscire, insomma, a riproporle presto. Sì. E sarà anche ancora più bello di prima. Come i matrimoni che sono rimandati di un anno. ci saranno tutte le nostre cose, dai, in qualche modo. La musica si sta riprendendo, dai. Cioè, non è mandata via, anzi. No, assolutamente. Però, chiaramente, cerchiamo con calma di riprendere e speriamo di riprendere, ecco, che non succeda di nuovo una ricaduta. Quello sarebbe terribile, ecco, speriamo proprio di no, dai. Possibile, insomma. Dita incrociate. Però ecco, a me piace che siamo positivi, che comunque parlare di queste cose lo si fa con col bicchiere mezzo pieno, no? Che è quello che anche in casa nostra, in azienda, ci piace sempre considerare. Io veramente chiederei a Marco se, ecco, come sarebbe la tua vita senza la black music? Senza il soul, senza il funk, senza... È come se a te ti togliessero una gamba, non so come... Capito? O il sesso, che ne so, oppure
oppure non puoi più mangiare il gelato per tutta la tua vita, che ne so, roba così. No, vabbè, non... Peraltro, guarda, io ti dico, cioè, nel senso, ovviamente, come Filippo, noi abbiamo, cioè, è scontato parlare di Stevie Wonder, Michael Jackson, che ne so, Al Green, cioè, sono tantissimi, no? Perché ovviamente sono tutti artisti fondamentali. Volevo farvi vedere, aspetta, perché ovviamente io sono andato un po' a spulciare nei miei archivi, soprattutto vinilici. Vabbè, volevo ricordare Bill Withers, vabbè, che è un altro immenso artista, autore, interprete che ci ha lasciato ed è veramente stato uno dei più grandi, insomma, che ha veramente scritto delle pagine meravigliose, insomma. When I wake up in the morning, love, and the sunlight's my eye, and something's without warning, love, bears heavy on my mind. Just one look at you, da-da, and the world's alright with me, da-da-da-da-da. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Facciamo così, no? Lovely day, 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 lovely day. Un piccolo accenno. Grande. Brividi, eh? Oltre... Lovely day, ma anche lovely evening per quanto mi riguarda, perché veramente quindi, sai, non sono, vedi, la musica soul è un po' così. Filippo ha questo dono, insomma, di questa voce pazzesca, e quindi riesce anche a farti così rivivere questi brani epocali, perché comunque Lovely Day, vabbè, è una delle tantissime canzoni meravigliose e anche famose, peraltro, di questo artista, che ci mancherà tantissimo, anche se era ormai da anni che non faceva album, però insomma va bene quello che ha fatto, dai. Sì, quello, no, assolutamente, insomma, capito. Quindi io peraltro avevo un po' diviso alcune selezioni di album, ma più che altro parlare di artisti, che un po' anche per giocare con Filippo, no? Perché comunque conosciamo entrambi un po' le nostre passioni, eccetera. Per esempio abbiamo parlato tanto di Prince, però un artista che secondo me ha fatto degli album soprattutto di musica funk ad altissimo livello è Rick James, che molti purtroppo ancora non conoscono, un altro degli artisti della Motown, anzi della Gordy, che era una... Dico la verità, io non lo conosco, perché, lo dico perché sei troppo giovane. Per esempio a me, io trovo comunque, rimanendo sempre in tema maschile, secondo me lui è uno degli artisti più eleganti e che ha fatto anche una carriera da solista veramente spettacolare, che è Lionel Richie. Sì, vabbè, dai. Scusa, allora guarda, vi posso, ecco, dire una cosa? Io e Filippo non ci siamo preparati nulla. No, ma cos'hai? Ma no, vabbè. Cioè, no, Filippo, conferma questa cosa. Cioè, allora, non ci siamo preparati nulla. Quindi io sto tirando fuori delle cose e lui, grandiose, ovviamente tira fuori la sua anima soul. No? E questo, ovviamente, siccome Lionel Richie ha fatto parte dei Commodores, e qui c'è Easy, questa versione che durerà tipo 10 minuti, ed è uno dei dischi live di musica soul, funk, R&B più belli di sempre, insomma, no? Ok, perché veramente... E poi, secondo me, un altro, quello che loro chiamano, è sempre stato definito una sorta di... un vero e proprio poeta, che è Bobby Womack. Certo. Bobby Womack è un altro artista, un po' come Al Green, che ha scritto delle canzoni meravigliose... forse non ha avuto lo stesso successo, diciamo così, commerciale di Stevie Wonder, di Marvin Gaye, eccetera, però
ha fatto dei dischi veramente importanti, e quindi ogni appassionato di musica soul deve comunque ascoltare anche Bobby Womack. Che poi ripeto, io no, volevo approfittare per segnalare la bellissima playlist Spotify che hai realizzato per noi, perché comunque lì musica soul non manca, quindi c'è un po' di tutto, perché c'è abbiamo... un po' di tutto, però sì, abbiamo preferito rimanere sulle chicche contemporaneo, e li abbiamo cercato, ci sono i nostri artisti che amiamo tanto ma che secondo me meritano di essere scoperti, quindi mi auguro che anche i fan del marchio Solid Steel vadano ad ascoltarla, perché su Spotify, quindi sì. Comunque penso si possa trovare anche sul vostro sito, no? C'è il link. Sì, sì, c'è, ecco. Assolutamente. E poi a proposito di musica soul, adesso non so se Filippo mi stupirà anche in questo caso. Io ho un artista che amo più di tutte le altre, ma un po' perché ha rappresentato per me, l'ho conosciuta di persona, l'ho vista dal vivo, l'ho ascoltata per la prima volta quando ero negli Stati Uniti e si sentiva sta canzone alla radio che si chiamava Sweet Love. Ah, Anita Baker. Parlo di Anita Baker, no? Baker, yeah. E io ricordo, rimasi folgorato da questa canzone qua, no? Perché era una cosa assolutamente innovativa, cioè una voce tra le più belle mai sentite, e poi una sonorità elegantissima, quasi fusion, diciamo, quindi era un mix tra soul, R&B, fusion, jazz, eccetera. Non a caso c'era lo zampino anche di George Duke in questo. Quindi io ero a San Francisco, scappo in un negozio di dischi che era Tower Records, entro dentro e ci credi che tutti quelli che entravano compravano o il 45 giri o l'album Rapture di Anita Baker. Quindi ho questa visione ancora oggi di questo negozio di dischi, che purtroppo non esiste più, dove io entro dentro e compro Anita Baker. Da quel momento inizia per me un amore sviscerato per Anita Baker. E questo disco qua che vi faccio vedere, che si chiama The Songstress, è il primo album di Anita Baker. Peraltro questa versione qua in vinile non esiste più, è una rarità, perché poi lei, siccome quando fece questo album non venne pagata dal produttore Patrick Moten, il disco, lei ovviamente poi Rapture ha venduto parecchie milioni di copie, è diventata un'artista di grande successo e si è ricomprata i diritti di questo disco qua e l'ha ripubblicato negli anni 2000, diciamo così, cambiando la copertina. Allora, quando io ho incontrato Anita Baker in varie occasioni, una volta al Montreux Jazz Festival e poi l'ho incontrata anche a Milano e una volta a Londra, e ho fatto anche un paio di interviste con Anita Baker, le ho chiesto, dico, ma senti, ma come mai è vero che non sei stata pagata per la realizzazione di questo disco? E lei scoppiò a ridere, no? E lei diceva, ma come fai a saperlo? Perché diceva, cioè non è che è una notizia... E me lo raccontò un altro artista, lo posso dire, era stato George Duke. Una volta, queste sono tutte storie che poi anche George Duke purtroppo è un artista scomparso, che io ho conosciuto anche lui al Montreux Jazz Festival, e chiacchierando lui mi ha detto che una delle più grandi soddisfazioni era stata quella di produrre appunto Anita Baker, che secondo lui era appunto una delle più grandi talenti della musica. E la chiacchierando io ho detto che il mio disco preferito dei suoi oltre a Rapture era The Song. Se lui mi fa, sì, ma tu pensa che non ha avuto neanche un dollaro per quell'album lì, perché è uno dei tanti artisti che si sono fatti un po', come dire, abbindolare da dei produttori un po' così fantasiosi e senza scrupoli, che peraltro aveva realizzato un bellissimo album. E quando io l'ho incontrata, lei mi ha detto che, infatti adesso perché non posso scendere perché c'è il piano di sotto e ho paura che cada la connessione, magari ve lo faccio vedere in un prossimo appuntamento, ho una foto firmata da Anita Baker nel quale lei mi scrive, Marco, nice to see you again, you are a bad boy, con la faccina, perché si era divertita con la storia di questo fatto, di questo album che io ho raccontato in radio, appunto, che non era stata pagata, insomma. Quindi ecco, lei è veramente una delle artiste... top della
E poi ovviamente c'è, indovina chi, un'altra donna? Whitney. Questo è un singolo, è il mix che era uscito all'epoca, e qui c'è ovviamente le tre ballate in questo singolo, in questo mix, le tre ballate più famose di Whitney Houston di quel periodo, perché c'è Saving All My Love For You, All At Once e Greatest Love Of All. E niente, lo conservo gelosamente. Che voce, Whitney. Ecco, l'ho vista dal vivo a Roma tanti anni fa, però era talmente immenso il suo livello ormai, che poi non ha fatto più interviste, non è più venuta in promozione, insomma, perlomeno non, da quando lavoro in radio non siamo mai riusciti ad averla come ospite, quindi insomma un po' mi rammarico, è una delle poche che non sono riuscita ad incontrare. Posso fare una domanda a Filippo? Dimmi. Allora, vorrei che tu ci dicessi un artista del passato, che oggi purtroppo non è più con noi, col quale, potendo scegliere, avresti desiderato di duettare, e anche un artista del presente con cui desidereresti duettare, collaborare, suonare, condividere il palco. Semplicissimo. Beh, del passato che non c'è più, sicuramente ti posso dire, Michael rimane grande nel mio cuore. C'è un'altra voce che mi fa impazzire, tra l'altro adesso sto lavorando a una cover che faremo, insomma, e lui è Luther Vandross, che è una grandissima voce che mi fa impazzire. Caspita. Ho cercato, insomma, di dare il meglio di me in questa cover, e a breve sarà disponibile. Allora aspettiamo con ansia. Di quale brano si può dire? Sì, abbiamo fatto, in realtà era una cover di una produzione di Quincy, Secret Garden, che in realtà poi c'è Barry White, anche ci sono altri cantanti, però c'è la sua parte che mi fa venire sempre la pelle d'oca. Poi lui ha una grandissima voce, mi fa impazzire. A proposito di Luther Vandross, che anche lui purtroppo ci ha lasciato giovane, pensa che avevo preparato questo disco qua, Charlene. Mitica. Questo è un album prodotto da Luther Vandross, che in quegli anni lì ha cominciato poi a produrre Dionne Warwick, un sacco di artisti importanti, e pensare che tra i primi ad lavorare con Luther Vandross c'è un produttore italiano, Mauro Malavasi, con i Change. Infatti The Glow of Love era un brano dei Change, dove è cantato da Luther Vandross prima che diventasse famoso. Poi peraltro Luther Vandross in quegli anni lì era soprattutto un artista da studio, no? Cioè lui era un cantante pazzesco, faceva il background vocalist negli album, per esempio, che ne so, c'è anche su Diamond Dogs di David Bowie, che ne so, su dischi di Barbara Streisand, su tantissimi dischi veramente importanti c'era Luther Vandross. Poi dopo ha iniziato la sua produzione personale, è diventato un artista di grande successo nell'ambito della musica R&B, l'abbiamo perso troppo giovane, quindi sono contento che Filippo faccia questo omaggio anche a Luther Vandross, perché è veramente uno dei più grandi. Invece del presente, la voce che mi ha sconvolto di più in questi ultimi 2-3 anni è sicuramente Gregory Porter. Ha fatto dei lavori incredibili in realtà io lo conosco da quando ancora era con l'etichetta Motema, dove aveva fatto i primi 1960, uno dei primi singoli che aveva fatto uscire, ma poi gli ultimi dischi, quello che ha vinto i Grammy, ma in realtà ha fatto Be Good e Liquid Spirit, secondo me sono veramente dei capolavori. Anche l'ultimo, Take Me to the Alley, però è veramente una voce straordinaria. Tra l'altro
con il mio chitarrista avevamo fatto un video di una cover di Hey Laura, che lui poi ha anche ripostato nei suoi canali, ed è stata una cosa carina, piacevole. Ah, vedi? Sì, sì, sì. Beh, non è da escludere, dai, un domani. magari, sarebbe bellissimo. Grande. E poi forse l'ultimo, l'album che ho macinato di più in questi ultimi 2 anni è stato a Geography di Tom Misch, chiaramente. Geography, me l'ha fatto scoprire Marco a me. Spettacolare, spettacolare. Io ce l'ho in vinile giallo. Ce l'ho anch'io. E dopo un altro super che mi fa impazzire, che ha una voce veramente soul e fa dei pezzi molto belli, cantante, suona chitarra da Dio, è Alan Stone. Non conosco. Sì, è inglese, è un artista inglese. Sì, molto molto bravo. È da tanto tempo che gira. C'è un live, tra l'altro, che è appena uscito su NPR Music, che è quel canale che fanno i live, no? Dove c'è in questa specie di studio scrivania, no? Dove fanno questi live show molto homemade, però in realtà veramente molto fatti bene. È uno degli ultimi usciti, quindi vi consiglio di guardarlo se non avete visto. Assolutamente sì. E dunque, visto che a me dispiace tantissimo, perché starei veramente ore e ore e ore con voi a parlare di musica e anche a scoprire cose nuove, perché avete citato artisti che non conoscevo prima e mi andrò a spulciare, chiederei, se non è troppo, a Filippo di concludere in bellezza questa bellissima serata con un brano a sua scelta, ringraziando Marco, ringraziando te tantissimo, perché grazie mille, è stato un piacere, un onore, eh? No, l'onore è nostro, cioè nel senso, come Soul Steel, noi dobbiamo a Marco, a te, questa bellissima serata, che spero poi possa anche ripetersi più avanti. Assolutamente. Beh, abbiamo parlato della musica soul, torneremo a fare anche qualcos'altro, ci divertiremo con altri argomenti, poi Filippo, se vuole intervenire, sarà nostro ospite con gioia, insomma, magari anzi, lo ringrazio io personalmente per aver anche addirittura suonato per noi, insomma. Assolutamente. Magari la prossima volta ci vediamo anche, ci fai vedere il tuo impianto, insomma. Ma sicuramente, assolutamente. Ci divertiremo anche a parlare un po' più di... Allora, io ringrazio invece la Soul Steel e Gaetano Conti, ringrazio anche Antonio Basile per averci supportato col suo lavoro preziosissimo, e niente, io ringrazio veramente, sono orgogliosamente, fieramente brand ambassador. Grande, il nostro brand ambassador. Soprattutto perché quello, prima di lasciare il testimone a Filippo, che non so cosa suonerà, insomma, ma mi fa piacere, lo ringrazio ancora, perché non tutti gli artisti sono così generosi e così talentuosi. Voglio far vedere, sempre questo qui è dedicato proprio personalmente, questo lo dedico invece a tua mamma, che non so se ci sta seguendo in questo momento, perché è una persona eccezionale che ha a che fare comunque con il mondo solid steel, quindi con la tecnologia, eccetera. Ci segue sicuramente, ecco. Ci sta seguendo sicuramente. E a tuo papà. Non vorrei che ti emozionassi in questo momento, sai perché questo disco qua si chiama Pops We Love You, cioè tipo papà ti amiamo, no? E questo singolo a 45 giri a forma di cuore è stato registrato dai 4 artisti più importanti della Motown, e sono appunto Diana Ross, Marvin Gaye, Smokey Robinson e Stevie Wonder, insomma, quindi spero che grazie sia di cuore, grazie di cuore veramente per te, per la tua famiglia e anche per Filippo, insomma, che batte il suo cuore soul, e lo ringraziamo Gaetano ancora, e lo ascoltiamo grandi, con piacere. Grandi, siete fantastici veramente. Questo è Holding On. On my shoulders, I thought the hit would be easier than this.
from my heart that grown colder. With the warmth of your kiss, I can dismiss through my past, just left me bruised. Trying, hiding from the truth, when the truth won't let me lie right next to you. But it's something now, and it's something small. Even though I tried to make it, play the part that I can make. But it's something not, and it's something strong. Even though I tried to make it, heaven knows that I can shake it. Oh, and no. Oh, and no. Oh, then no, 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 no. Oh, then no. Right, but it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make a play the part, but I can fake it. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make a play the part, but I can fake it, baby. And I can fake it. No.